Ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di farvi vedere tutte le novità che sono uscite proprio oggi da Lidl, ma riguardanti la linea I Provenzali alla rosa, I Provenzali bio. Come sapete dal video quello di presentazione di tutte le novità uscite proprio oggi, possiamo trovare in edizione limitata, quindi non saranno in linea permanente ma fino ad esaurimento scorte, ben 6 prodotti e sono crema viso biologica, nutriente ed idratante, olio puro, latte viso biologico detergente, crema contorno occhi sia nutriente che idratante, tonico viso e filler viso biologico. Ma partiamo con ordine. Ho trovato in primis il contorno occhi biologico idratante, azione rigenerante per pelli normali e miste. Ha un prezzo di 2,99 euro. La confezione contiene 15 ml di prodotto. Per capirci, è il contorno occhi, quello con il beccuccio, che vi ho fatto vedere anche in uno dei miei primi video che vi lascio qui sopra. È stato qualche anno fa, l'ho già terminato e utilizzato tutto e devo dirvi che mi sono trovata molto molto bene. Lo consiglio soprattutto per contorno occhi molto secchi. Naturalmente non avrà un effetto filler immediato, ma comunque come base per un correttore o per tutti i giorni, secondo me è un contorno occhi fantastico per persone dalla giovane età. Filler viso biologico riempitivo rughe all'olio di rosa moscheta, prezzo 3,99 euro, e questo, come il contorno occhi di cui vi ho parlato prima, ha sempre la confezione con il beccuccio e contiene 15 ml di prodotto. Naturalmente ha un inci ottimo, ma è un filler viso, quindi proprio da mettere e massaggiare sulle rughe, quindi su queste di espressione, sulla fronte, anche sul contorno occhi, ma secondo me è ottimo anche sul contorno labbra. Abbiamo poi l'olio puro di rosa moscheta, che naturalmente ho deciso di acquistare soprattutto per il prezzo. Infatti da volantino viene 5,99 euro, quindi 6 euro, ma in realtà io l'ho visto da acqua e sapone in altri negozi come Orizzonte eccetera ad un prezzo molto più alto, più di 7 euro, e anche questo mi ha convinto ancora di più a prenderlo. Questo praticamente è un olio di rosa puro restitutivo per la pelle del viso, però leggendo l'inci posso dirvi che non è puro al 100%, in quanto contiene per il 99,7% olio di rosa moscheta, tocoferolo ed infine olio di soia e olio di mandorle dolci, ma solo in bassissime quantità. La cosa che mi ha colpito di questo prodotto naturalmente è l'inci, perché comunque è composto da 4 ingredienti tutti naturali, col tocoferolo come conservante. Secondo me è fantastico. Poi ricordiamoci sempre che il 99,7% è olio di rosa. Qui ha la confezione, come vedete, a pompetta, e mi piace tantissimo perché si può applicare direttamente sul viso. Lo volevo acquistare da qualche anno questo prodotto, in realtà ero sempre un pochettino curiosa perché ho la pelle molto molto secca, e poi l'ho pensato anche come olio da aggiungere al fondotinta l'inverno, quando magari usciamo la sera, fa molto freddo e la pelle tende ancora di più a seccarsi. Quindi secondo me qualche gocciolina di questo nella beauty blender insieme al proprio fondotinta è proprio una cosa che mi attira a fare, anche perché utilizzo moltissimo il fondotinta liquido di Puro Bio, che mi piace tantissimo, però la consistenza che tende al secco alcune volte mi fa segnare un po' tutto il viso. La confezione contiene 30 ml di prodotto, è in vetro, però è trasparente, quindi vi consiglio di non metterlo troppo esposto ai raggi solari e magari di riporlo in un cassetto o comunque nell'armadietto del bagno, senza che vada a contatto con acqua o umidità. Fatemi sapere voi come vi siete trovati con quest'olio, come mi consigliate di utilizzarlo, insomma datemi un po' di suggerimenti giù nei commenti. Continuando con i prodotti per il viso, abbiamo poi la crema viso 24 ore biologica nutriente, naturalmente anche questa all'olio di rosa moscheta, prezzo 4,49 euro. La confezione contiene 50 ml di prodotto.
Ho già utilizzato, sempre ve l'ho fatta vedere sempre in quel famoso video, la crema nutriente, ossia questa col packaging color Tiffany, per capirci, e devo dirvi che non mi sono trovata un granché bene. L'ho trovata infatti troppo leggera, ma abbastanza nutriente. Forse la mia pelle secca ha bisogno di una crema un po' più ricca. Comunque per le pelli grasse secondo me è una crema ottima, perché comunque non fa sudare la pelle ma allo stesso tempo la nutre. E della stessa linea abbiamo anche la crema 24 ore, quella con packaging fucsia, sempre il prezzo è 4,49 euro, ed è la crema viso 24 ore biologica nutriente. Questa secondo me è più adatta per pelli secche. La confezione contiene 50 ml di prodotto e anche questa, come per quella idratante, il prezzo è di 4,49 euro. Ragazzi, io sinceramente le creme 24 ore non le utilizzo tantissimo, nel senso che preferisco avere una crema per il giorno più leggera, che non mi faccia sudare, e una più nutriente per la notte. Queste io ve le consiglio più che altro per il giorno, magari per la notte c'è bisogno di qualcosa di più strong che nutra la pelle anche mentre dormiamo. Per la skincare ho trovato il latte viso biologico detergente all'olio di rosa moscheta, prezzo 2,79 euro, e la confezione contiene 200 ml di prodotto. Anche questo latte detergente lo avevo utilizzato nel vecchio packaging, infatti adesso la confezione è quella a pompetta. Prima era con un semplice dispenser, ve l'ho fatto vedere sempre nel famoso video a cui vi rimando. E ragazzi, con questo latte detergente mi sono trovata molto molto bene, anche se non strucca benissimo gli occhi. Io ve lo consiglio più che altro per struccare e detergere la pelle secca del viso. La profumazione di questo, come di tutti gli altri prodotti, è comunque a base di rosa, quindi se vi piace prendeteli assolutamente, è più una profumazione molto fiorita. Ed infine l'ultimo prodotto è il tonico biologico addolcente, la confezione contiene 100 ml di prodotto, ottimo per pelli normali e miste, il prezzo è il più basso di tutti, ossia 2,75 euro. E questo tonico ha il dispenser, quello goccia per goccia, che è anche molto comodo, soprattutto se non si vuole eccedere col prodotto. Allora, devo dirvi che i prezzi che ho trovato di questa linea alla rosa sono molto molto più bassi rispetto ad altri negozi, quindi secondo me, se vi piacciono, vi conviene assolutamente acquistare, altrimenti comunque potete rendervi conto da sole che in altre catene di negozi sono un pochettino più alti, non tantissimo, ma un po' di risparmio c'è e questa cosa mi piace tantissimo. Naturalmente, lo ripeto, non vi ho detto l'inci di ogni prodotto, perché comunque hanno tutti composizioni fatte molto bene, ottime, ben equilibrate, comunque non contengono parabeni, paraffina, siliconi eccetera, e questo già è super importante. Mi raccomando, appena avete visto questo video volate anche a vedere quello delle novità PH Bio, perché sono uscite veramente tantissime nuove cose molto molto interessanti. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su e di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao.